anche perché io qua non leggo tutto quello che c'è scritto qua. Vittorio Bertola è un ingegnere esperto di policy, oggi è Head of Policy di Open Exchange. Posso dire che ha fondato News Group come Usenet, che sono proprio il passato Molto moderno, remoto ormai. appunto, e ha avuto delle incarichi in Cannes. Oggi ha il merito di mettere in contatto il presente e il futuro con il passato, che non è una cosa facile. Uno dei partecipanti, e non dirò chi è stato, ha detto che ha comprato questo libro e l'ha letto ed è stata sorpresa. Adesso almeno abbiamo detto che qual è il senso della persona, che è stata sorpresa di vedere come era leggibile e comprensibile. Questo mi sembra un grosso complimento. Sicuramente. Stefano Quintarelli è un nostro garante, ideatore dello Speed, ha scritto tanti libri che io cito sempre. Ricordo Capitalismo immateriale, ha scritto Intelligenza artificiale cos'è davvero, ed è una persona che si divide tra la riflessione teorica, la politica. È stato deputato di peso per le sue proposte, non di peso per il supporto che ha ricevuto, e l'impresa, perché è anche un imprenditore, un investitore, come dice lui, anche imprenditore. Detto questo, do la parola a Vittorio. Quintarelli è presente? Vediamo subito. Sto quindi vedo più l'elenco di. Non ancora. Vediamo se mi Okay, risponde. perché, eccolo, si sta collegando adesso. Adesso gli do il Bene. permesso di moderazione. Stefano, io ti ho già presentato perché volevamo incominciare puntuali. Non ripeto la tua presentazione, ma ti potranno dire che è stata abbastanza buona. Sì, intanto si conosce. Do la parola a Vittorio Se ci sono Bertola che domande o oggi, cosa, forse è meglio ah, vedere. sì, va bene. insieme con Stefano, ci parlerà di internet fatta a pezzi, cosa che lascerebbe molto in dubbio su ciò che l'ho detto della sua lezione, della sua presentazione, se non fosse che insieme con Stefano hanno aggiunto un'esplicazione: sovranità digitale, nazionalismi e big tech. Vittorio, la parola a te. Bene, grazie, grazie intanto ovviamente dell'invito di questa sede, devo dire, che mi ricorda perché credo che questa stanza prima di ospitare Nexa sia stato il mio ufficio per un paio d'anni, dopo i primissimi cicli di I3P, ormai 20 anni fa, qualcosa del genere. Comunque diciamo, da ex allievo del Politecnico, ovviamente mi fa molto piacere venire a presentare il libro anche qui, dopo averlo presentato al Politecnico di Milano, a Trento e in una serie di altre università. Questo libro l'ho scritto peraltro a quattro mani con Stefano. Adesso io farò una presentazione generale un po' di tutto il libro, poi alla fine, se lui vorrà aggiungere qualcosa, ecco, vedo quasi un segnale. Se lui vorrà aggiungere qualcosa, anzi, se ti vedo nella webcam, forse, quindi segnala se vuoi intervenire. Perché questo libro? Beh, questo libro parla di un tema che è molto d'attualità, almeno nei circoli della policy di internet a livello globale. In Italia se ne è parlato un po' poco, forse, per cui insomma è un po' un desiderio di sollevare l'attenzione da parte mia e di Stefano sul tema della frammentazione della rete. In inglese, internet fragmentation o splinternet, insomma, ci sono diversi termini usati anche a livello accademico. E la frammentazione della rete è un po' la negazione del principio storico su cui è nata internet, che noi appunto richiamiamo nella prima metà del libro, cioè il fatto che internet è nata per essere una rete globale e senza confini. Forse la prima della storia, nel senso che ovviamente già le reti di telecomunicazione precedenti, il telefono, eccetera, avevano una copertura mondiale, ma sono sempre state concepite generalmente come comunque delle isole nazionali regolamentate da ogni nazione che poi venivano messe in comunicazione tra loro. Internet nasce appunto ormai, diciamo, 50 anni almeno, forse anche più, indipendentemente da dove si vuole fissare il momento iniziale vero e proprio, però nasce su un modello molto diverso, che è quello di una rete che esplicitamente non vuole rispettare i confini nazionali. All'inizio è una scelta, come raccontiamo nel libro, essenzialmente tecnica, cioè non c'è una motivazione politica, ideologica, c'è un desiderio di fare una rete che sia molto resistente, diciamo, quindi che possa resistere a qualsiasi, diciamo, la
versione bella, diciamo, è resistere alla guerra nucleare e può distruggere intere parti della rete, eccetera. La versione più pratica è che, insomma, se parliamo della fine degli anni 60, inizio degli anni 70, e le tecnologie delle telecomunicazioni non erano così affidabili come sono oggi, quindi diciamo, capaci di resistere anche al blocco, ai bug e al fallimento di alcuni nodi. E per questo, diciamo, gli algoritmi di routing, di distribuimento dei pacchetti in giro per la rete, sono più efficienti se non devono anche tenere conto di confini nazionali, quindi se possono andare liberamente in tutta la rete. Peraltro anche perché all'inizio ovviamente Internet nasce come rete essenzialmente americana, poi ci sono progetti simili anche in Europa, abbiamo avuto dei progetti già in quell'epoca pionieristica, in Francia, in Italia, eccetera. E alla fine, diciamo, in una seconda fase si arriva a mettere insieme tutte queste reti, scegliendo proprio questo principio di mancanza di confini, che appunto all'inizio è essenzialmente una scelta tecnica, però diventa velocemente, in questa rete comunque molto piccola, molto specializzata per la nicchia dei ricercatori, degli accademici e dei tecnici, diventa un piacere ideologico, diciamo, viene pian piano trasformato anche in una forma di identità, nello rivendicare la differenza tra non essere appunto parte del vecchio mondo iperregolato delle telecomunicazioni telefoniche, eccetera, o della televisione, della radio, di queste cose, ma essere parte di un esperimento nuovo di comunicazione globale senza confine e senza limiti. E quindi progressivamente, diciamo, nella crescita comunque sotterranea di Internet fino agli anni 90, questo principio viene poi riconosciuto e anche, diciamo, esibito con un certo orgoglio. Per cui si arriva a una fase negli anni 90 in cui c'è proprio la formalizzazione, se vogliamo, anche ideologica di questo principio. Noi citiamo nel libro la dichiarazione di indipendenza del cyberspazio, piuttosto famosa di John Perry Barlow, che è un po' il manifesto di riferimento degli anni 90, del passaggio da Internet puramente accademica a Internet di massa. E anche qui, diciamo, ricordiamo negli anni 90, io ero uno studente, insomma, che all'epoca era vietatissimo usare la rete per fini non accademici, specialmente la rete universitaria, insomma, quindi c'era ancora questa idea che fosse uno strumento puramente di ricerca accademica, e poi negli anni 90 man mano. C'era un vero e proprio divieto, no? Perché sì, c'era il tema del traffico sui backbone americani, quello che era traffico accademico non poteva essere mischiato con traffico non accademico, perché lo Stato americano pagava NSFNet, che era il grande backbone. Quindi era tutto un casino. E la stessa cosa qui col GAR, ovviamente la rete GAR non poteva essere usata né per fini commerciali né per fini privati. Insomma, io all'epoca da studente fui un po' parte dell'epopea del servizio internet per gli studenti, che fummo credo il primo ateneo a mettere in piedi in Italia, sia servizio internet che poi sito web. E, diciamo, l'idea che l'ateneo potesse dare agli studenti a metà anni 90 uno spazio per farsi un sito web suscitò problemi di questo genere, cioè uso privato di, e anche, ma chi controlla? Ma veramente uno studente può scrivere quello che vuole, poi ci prendiamo le querele per la diffamazione che vendono, insomma, la loro lettura zine. E insomma, c'è tutta una serie di problemi, per cui questa idea della totale libertà di comunicazione senza confini in tutto il mondo che era veramente ancora concepita come abbastanza rivoluzionaria e vista anche con una certa diffidenza. Però questo fu proprio l'elemento che ha decretato il successo di Internet, perché appunto, la concorrenza a livello globale su tutto, non solo sulla parte accademica, ma poi su quella commerciale, anche su quella privata, era tra sistemi come quelli telefonici, estremamente costosi, con tecnologie più vecchie, in cui soprattutto per fare qualunque cosa di nuovo, qualunque tipo di innovazione, bisognava andare a chiedere o una licenza allo Stato, o un permesso all'operatore monopolista, o insomma, comunque i pochi operatori che esistevano con le prime liberalizzazioni. Mentre invece su Internet io potevo prendere il mio computer, installarci un sistema operativo libero, come Linux, precedenti, e scrivere il mio software, collegarlo alla rete e immediatamente fornire servizi per commerciali o meno, software, quello che volevo, a tutta la comunità, contenuti, senza limiti. E questo è veramente l'elemento che ha dato una marcia in più, diciamo così, alla rete, e ha permesso di superare rapidamente la concorrenza dei vecchi sistemi di telecomunicazioni e progressivamente di mangiarsi tutti. E quindi, insomma, siamo arrivati a questa fase, diciamo, a fine anni 90, poi fine 90 c'è la cosiddetta bolla delle dot-com, quindi c'è l'interesse del mondo finanziario, l'investimento in aziende, appunto io fui parte della propria di Vitamini, Stefano parte di quella degli ISP, direi. E in questa fase appunto il mondo anche finanziario si accorge di Internet e arriva una massa di capitali che poi, diciamo, scoppia all'interno di questa bolla, perché alla fine, come tutte le bolle borsistiche, scoppiano, però fu quella che diede alla rete i capitali per diventare veramente globale e di massa e così via. E chi resistette, diciamo, quello scoppio è diventato poi il leader fase successiva. E quindi, insomma, passata questa fase, arriviamo ai primi anni zero e siamo in un momento in cui sembra che Internet abbia vinto, cioè che sia il futuro, non solo, ma sembra che poi con l'avvento magari dei primi social network che portano a fenomeni come le primavere arabe, quindi insomma anche a forme di auto-organizzazione, gli anni zero sono anche quelli della democrazia elettronica, poi diciamo con esiti
dai partiti pirata ai 5 Stelle, che possiamo discutere, però sono quelli in cui c'è anche questo sogno della democrazia in rete, in cui tutti delibereranno insieme e che cambierà anche le forme di governo politico della società. E quindi in questi primi anni del nuovo millennio si pensa che tutto va benissimo, cioè che questo sia un luminoso futuro, che la rete servirà a costruire un mondo globale, unito, pacifico, in cui non ci saranno più gli stati nazionali. Appunto, la dichiarazione di indipendenza del ciberspazio era piuttosto categorica, cioè governi, voi non avete competenza su questa rete, questo è un territorio nuovo, ci costruiamo le nostre nuove forme di governo. E quello fu veramente quello che la comunità di internet cercava di realizzare. E poi improvvisamente qualcosa cambia e quindi arriviamo al momento in cui noi abbiamo identificato insomma, un paio di elementi fondamentali, forse il più importante è l'avvento degli smartphone, perché gli smartphone nascono con l'iPhone, eccetera, come una piattaforma nuova, ma nascono già in quest'epoca di, diciamo, desiderio ossessivo di fare soldi con internet, cosa che non c'era nella fase originaria, ancora neanche negli anni 90. E quindi nascono con un modello chiuso. Cioè, in parte aperto, perché comunque gli standard di internet sono sempre stati aperti, quindi sfruttano tutta questa montagna di standard aperti, di software libero, disponibile gratuitamente, nonché libero, quindi modificabile, eccetera. Però li chiudono, cioè costruiscono una piattaforma in cui però sopra questo strato libero, comunitario, condiviso, c'è uno strato chiuso in cui per il produttore del cellulare, Apple in questo caso, poi l'altro sarà Google, poi ci sarà Microsoft, che però non avrà successo, costruisce uno sistema di controllo. Per esempio, il controllo fondamentale sulle piattaforme degli smartphone è sulla possibilità di installare le applicazioni. Cioè, noi sul computer siamo tuttora abituati che sul computer io vado sul sito del produttore di software, lo compro, lo scarico, secondo me, me lo metto, me lo installo. Il produttore del computer e del sistema operativo mettono becco in questo. I telefoni cellulari intelligenti, diciamo così, smartphone, sono stati costruiti con un modello per cui chiunque voglia vendere del software, degli applicativi all'utente del telefono, o anche solo darli gratuitamente, deve ottenere un'autorizzazione del proprietario del sistema operativo. E che viene concessa, teoricamente, secondo le affermazioni, semplicemente previo controllo di qualità, di sicurezza, di mancanza di virus, quello che vogliamo. Ma in pratica diventa un'arma per indirizzare il mercato, per concorrenti, per forzare gli utenti a utilizzare le proprie applicazioni invece di quelle degli altri, insomma, diventa un'arma fondamentale per distorcere la concorrenza e per costruire una posizione dominante che poi diventa appunto asfissiante, perché con il controllo del sistema operativo del cellulare, poi magari, ad esempio, Google su Android mi preinstalla il browser, mi preinstalla le mappe, mi preinstalla la posta, e quindi acquisisce immediatamente, avendo il 70% del mercato dei cellulari, una posizione dominante simile nella mail, nelle mappe, in tutto questo. E questo è un modello che si ripete anche in altri sistemi, in altri applicativi. Per cui l'altro fenomeno importante di quegli anni è l'ascesa dei social. Anche i social sono costruiti con un sistema chiuso, nonché le piattaforme di messaggistica istantanea come WhatsApp, eccetera. Non c'è tecnicamente nessunissimo motivo per cui WhatsApp debba essere un Sirius com'è, cioè costruito in modo che se io ho WhatsApp posso scambiare messaggi solo con altri utenti di WhatsApp. Se il mio amico ha Telegram, devo installare anche Telegram e usare quello. Se il mio amico ha Skype, devo installare Skype oppure quello che volete, cioè Signal. Cioè, ce ne sono tante, ma non tantissime, perché nel momento in cui tutti hanno WhatsApp, io mi installo WhatsApp. Può arrivare qualcuno con un'applicazione di messaggistica anche molto migliore, però se non ce ne sono sopra, perché me la devo installare? E se anche io magari ho dei soldi da investire io come azienda, che la faccio, ho dei soldi da investire in marketing per cercare di conquistare uno spazio sul mercato, ma comunque è difficilissimo, perché convincere l'utente a installare la quinta, sesta, settima applicazione di messaggistica è complicato, insomma, non è così facile. E quindi lo stesso comunque nei social, e il confronto va fatto, diciamo, con i sistemi, le applicazioni, i protocolli dell'era, diciamo, pre-massa, insomma, dell'era precedente, che sono essenzialmente l'email e il web, che sono invece sistemi completamente aperti e interoperabili, per cui io posso avere un singolo account di posta elettronica e comunicare con tutti gli utenti di posta elettronica del mondo, di qualunque nazione, di qualunque fornitore di posta elettronica, con qualunque programma utilizzino, qualunque dispositivo. E questo, nonostante la messaggistica istantanea faccia sostanzialmente la stessa cosa, nella messaggistica istantanea non avviene. Perché? Per motivi di desiderio di controllo del mercato. E questo è quello che, diciamo, cambia un po' il destino della rete e comincia a creare questa fluttuazione della rete, questa divisione in isole. E di fatto arriviamo poi in questi ultimi 15 anni al momento di oggi, in cui abbiamo poche grandissime aziende, tutte essenzialmente concentrate negli Stati Uniti o in alternativa, le uniche di dimensione comparabile in Cina,
che hanno sostanzialmente un controllo totale della nostra vita, perché a forza di costruire posizioni dominanti, espanderle a un altro servizio, espanderle al cloud, espanderle a tutto quel che può venire in mente, di fatto oggi è impossibile per chiunque avere un'azienda, avere un'università, avere anche attività private, personali, eccetera, senza usare in nessun modo i servizi di questa azienda. O meglio, è possibile, ma richiede un grossissimo sforzo, una grande competenza e una grande voglia. E quindi, di fatto, se domani Google, Microsoft, una di queste aziende, qualunque, decidesse, per qualunque motivo, di chiudere i servizi in Italia, perché magari non gli piace una legge italiana che dovrebbe sottostare o non vuole pagare le tasse, l'Italia si fermerebbe. Domani, senza Google, l'Italia non accenderebbe, non aprirebbe l'azienda, non aprirebbe i negozi, non farebbe, forse non funzionerebbero neanche i servizi essenziali. E lo stesso per una serie di altre situazioni. E quindi è qui che, insomma, siamo arrivati nel ragionamento sulla parte del big tech, cioè questa fratturazione, che è uno dei due tipi, poi verrà il secondo tipo, questa fratturazione crea un pericolo che viene poi percepito, quindi si comincia a parlare ormai negli ultimi 5-6 anni di sovranità digitale, specialmente a Bruxelles, a Berlino, a Parigi, per la necessità di gestire questo problema. Ci sono una serie di fenomeni che hanno, diciamo, suscitato l'allarme delle istituzioni europee, della politica europea e purtroppo non tanto di quella italiana. Da una parte questioni proprio di sicurezza nazionale, cioè dopo gli scandali di WikiLeaks, Snowden, tutti questi fenomeni, si è capito che gli americani attivamente monitorano la rete di tutti e in più utilizzano questo dominio economico, il fatto che tutto il mondo, a parte la Cina, sostanzialmente usa le loro piattaforme per avere accesso ai dati degli europei e dei cittadini di tutto il mondo. Addirittura esistono delle leggi di presidential order americani che obbligano le aziende americane alle agenzie varie, NSA, FBI, CIA, quello che è, accesso ai dati dei cittadini non americani, perché la Costituzione americana protegge la privacy degli americani, ma non dei cittadini non americani. Quindi tutti gli altri, se un'azienda americana ha accesso ai dati di un cittadino europeo, anche in Europa, anche su un server in Italia, comunque è costretta, su richiesta, ad avere le agenzie americane. E questo è il motivo, tra l'altro, per cui tutti gli accordi di reciprocità, sulla legge sulla privacy con gli Stati Uniti sono stati, diciamo, eliminati dalla Corte di Giustizia, cassati, perché questa garanzia fondamentale è contro i diritti di base della privacy dei cittadini europei. Adesso ce n'è uno nuovo che è stato approvato 6 mesi fa, e vedremo se adesso reggerà il giudizio o se verrà eliminato anche quello. E quindi c'è questo problema, che è il problema di sicurezza nazionale, perché poi venne fuori che gli americani attivamente spiavano la Merkel, spiavano Macron, spiavano Sarkozy, cioè tutti i leader europei. C'è un problema di sicurezza lata, quello che dicevo prima, cioè del fatto che l'economia e la società europea dipendono da queste grandi piattaforme. E questa è una dipendenza pericolosa e insanabile, cioè alla fine, per quanto siamo amici, per quanto abbiamo lo stesso modello di società e tutto quello che volete, però non possiamo dipendere, cioè avere il rischio che domani una di queste grandi aziende ci spenga la rete. E c'è un problema proprio di politica, perché alla fine queste aziende, questo è un fenomeno che non era mai successo nella storia dell'economia moderna, c'è stato un momento, prima del Covid, ma adesso siamo più o meno ancora lì, in cui le 5 aziende di maggior valore al mondo delle aziende quotate erano le 5 aziende tecnologiche, le 5 big tech, cosiddette GAFAM, cioè Google, Amazon, Microsoft, eccetera. E alla fine questo le porta ad avere un potere che è comparabile con gli stati, cioè Apple, che è quella che vale di più, è arrivata a valere 3 trilioni di dollari, che è più o meno il PIL della Francia, per darci un'idea della dimensione, che serviva la capitalizzazione e PIL, però per dare un'idea della dimensione economica di questi attori, con in più il fatto che la Francia genererà ogni anno ricchezza da 3 trilioni di dollari, però non è che può spendere, anzi tutti gli stati ormai hanno dei bilanci veramente al limite, non è che hanno grandi capacità di spesa. Apple ha in banca, non dico 3 trilioni, ma cifre di quest'ordine di grandezza, per cui se decide di fare qualcosa, qualunque cosa essa sia, comprare un'azienda per metterla fuori gioco, alterare la pubblica opinione, cioè fare qualunque cosa più o meno lecita, più o meno gradevole, hanno i soldi per farla, insomma, hanno un potere, non solo, hanno un potere contrattuale che è proprio legato a questo fatto di essere essenziali per la vita quotidiana, che si vede poi anche nel lobbismo, insomma, a parte le mie attività, andare a Bruxelles a discutere, cercare di difendere i principi della rete aperta nelle discussioni sulla regolamentazione della rete, e sono io contro, vuoli di lobbisti di Google, di queste aziende, di Facebook, perché queste aziende investono, per esempio, questo da report è uscito un paio di anni fa, soltanto ognuna di queste aziende investe 5 milioni di euro all'anno solo a Bruxelles, solo in lobbisti, solo per le istituzioni europee, e poi li hanno altrettanti tutte le capitali, tutte le cose. Quindi, insomma, c'è un problema che diventa un problema di sicurezza della nostra democrazia.
c'è un problema di opinione pubblica, come dicevamo, di effetti anche sulla società, delle fake news, insomma, del fatto che il modo in cui queste aziende regolamentano i contenuti che noi vediamo ha un effetto profondo sulla società, in particolare sull'informazione, che poi di conseguenza ha un effetto sulla democrazia. Per cui alla fine, se non riusciamo a garantire che la gestione dei contenuti avvenga secondo i nostri valori europei, che non sono sempre esattamente uguali agli americani, rischiamo che appunto cambi in profondità anche la nostra società e perdiamo anche magari le garanzie di democrazia che abbiamo oggi. In particolare c'è una continua attenzione sulla libertà di espressione, perché il concetto di libertà di espressione in Europa è molto diverso da quello americano, è più limitato, ha una serie di carri. C'è una tensione anche sulla possibilità di indagine, per esempio, delle forze dell'ordine. Noi abbiamo nel nostro ordinamento degli strumenti che permettono, ad esempio, alla polizia di intercettare delle comunicazioni. Questa cosa per le aziende della Silicon Valley è inaccettabile, perché loro sono per la totale impossibilità di intercettare, a parte non sono loro, ovviamente. Però, insomma, c'è un trend negli ultimi 10 anni di cifratura delle comunicazioni, che è ovviamente positivo perché garantisce privacy proprio da certe forme di spionaggio più diretto, addirittura delle intercettazioni che potevano fare direttamente gli internet provider fino a poco tempo fa su una serie di cose. Però vuol dire che nessuno tranne le big tech ha più accesso alle nostre comunicazioni, quindi loro diventano il controllore, il gatekeeper, termine usato ormai anche nella legge europea, di tutte le nostre comunicazioni, e si crea una specie di rete cifrata in cui noi abbiamo in tasca un dispositivo come questo cellulare che apre dei canali di comunicazione privati cifrati non intercettabili verso un server che sta magari in America, gestito dalla stessa azienda che fa il sistema operativo, per dire, e noi, compreso l'utente, non abbiamo la minima possibilità di capire che cosa viene trasmesso su di noi. Quindi se questo improvvisamente, senza dire niente, comincia a registrare tutte le mie comunicazioni, accende il microfono, comincia a dire tutte le mie conversazioni, le manda magari cifrate da qualche parte, io non posso neanche verificare se questa cosa sta accadendo, cioè non è veramente difesa. La difesa sarebbe l'utilizzo di sistemi operativi liberi, di applicazioni libere, questo possiamo magari parlarne poi più nel dettaglio un po' più avanti. Insomma, credo di aver delineato un po' il problema politico legato a questa situazione delle piattaforme, che poi è anche un problema economico, perché l'ultimo elemento poi è che queste aziende fanno una grande quantità di fatturato nei nostri paesi europei e non ci pagano le tasse sopra, ne pagano pochissime, portano i capitali prima in Irlanda, in Olanda, sfruttano tutta una serie di meccanismi e poi li portano leggermente fuori, sono detto, paradisi fiscali, e sostanzialmente fanno concorrenza sleale ai nostri stessi operatori nazionali che invece le tasse più o meno insomma, comunque le pagano. E quindi c'è un problema anche di impoverimento della nostra economia, che d'altra parte si vede poi nella folle crescita economica della ricchezza a San Francisco, in questi posti dove ormai una notte d'albergo costa $100 e un appartamento di 2 stanze costa milioni di dollari, cioè, perché c'è stato in questi ultimi 10-15 anni un trasferimento di ricchezza evidente dall'Europa, da tutto il mondo, verso questa piccola zona degli Stati Uniti, la costa ovest in cui sono basate queste aziende. Però prima di andare avanti, insomma, chiudendo un attimo il capitolo delle vuoi dire, Stefano, sei muto. C'è un ultimo pezzo, no, che è quello, e quindi che fare? Sì, prima volevo passare alla parte dei governi, perché insomma abbiamo bastonato le piattaforme per un quarto d'ora, adesso vorrei comunque menzionare anche la parte di frammentazione che è legata a quella ai governi. E poi c'è la parte del che fare, dove magari apriamo una discussione. Per cui, sì, no, vabbè... Diciamo, buona parte del libro è stata descritta nei dettagli da Vittorio adesso, ma io credo che il pubblico di Nexa, che le persone che seguono Nexa, non sono le persone che possono essere interessate a questo libro, nel senso che le persone che frequentano questo luogo sono persone già molto sensibilizzate su questi argomenti, che hanno già delle opinioni forti. A proposito, mi scuso per non essere lì, non sarei potuto venire comunque perché domani ho un consiglio di amministrazione, però in più sono anche Covid positivo, quindi il peggio del peggio. E quindi stavo dicendo, questo libro non è un libro, una presentazione del libro in cui si dice questo non è un libro per voi, non è un libro per voi perché siete già persone molto sensibilizzate sull'argomento, no? E anche che hanno una conoscenza storica totale in alcuni casi, no? Ho visto, stai presente, c'è anche Laura Abba, ciao Laura, vabbè, non voglio salutare tutti, è solo per Laura per ragioni storiche. Però è un libro per tutti gli altri, è un libro per tutti gli altri perché ripercorre un po' la storia e le ragioni che ci hanno portato fin qui e che ci hanno portato fin qui sia in termini di sviluppo dell'ecosistema, della tecnologia, dell'organizzazione, della governance,
che anche poi appunto dei poteri che si sono venuti a creare, di come questi sono diventati talmente grossi da entrare in conflitto tra di loro e con gli stati, e quindi che cosa possiamo fare noi? Dobbiamo tirarci sulle maniche e in prima persona e cercare delle alternative e mantenere in vita alternative. Questa è alla fine, nel frattempo la politica poi matura e via dicendo. Quindi è un libro relativamente breve, si legge molto bene in un weekend, è scorrevolissimo, perché devo dire Vittorio a scrivere è perfetto, cioè i miei libri precedenti quando li davo all'editore a rivedere, l'editor me li mandava indietro e io dicevo: cavoli, ma com'è possibile partendo da quello che ho scritto io scrivere delle cose così belle, così bene? Invece Vittorio nelle bozze, che poi andavamo a rivedere, abbiamo lavorato sempre in remoto, no? Abbiamo deciso la struttura dei capitoli, i contenuti dei capitoli, che cosa doveva esserci all'interno di quei contenuti, e tipo due ore dopo Vittorio dava la bozza, che era già quasi perfetta da rivedere a posto. è un grafomane da tastiera pazzesco, ma con una qualità di scrittura veramente ottima, tant'è che appunto l'editor non ha fatto praticamente quasi nessuna correzione. Il testo è piacevolissimo e scorrevolissimo. Quindi è un libro per tutti gli altri. È un libro, quando voi frequentate delle persone a cui dovete spiegare perché questa vostra sensibilità nei confronti di quello che fa Nexa e di questi temi, e quello lì è un buon punto di partenza, perché ripercorre veramente in modo molto leggibile e semplice la storia, le scelte che ci hanno portato sin qui e tutto quello che è successo. Anche poi andando a toccare alcuni effetti sociali, no? Sociali e politici. Io non direi altro, magari facciamo delle domande e delle risposte. Non so, Vittorio, tu volevi dire qualcos'altro nel merito? Secondo me, Vittorio aveva in mente di parlare ancora di un pezzo. Io ho visto che sono 5:30, non ancora. Gli direi, ma vai avanti ancora un tratto, perché c'è tutta una parte che tu hai fatto, da quello che ho intuito e che ci interessa. Quello che hanno fatto i governi. Quindi era anche più veloce. Anche perché, Stefano, guarda che qua a Nexa abbiamo la fortuna di avere un pubblico misto, cioè ci sono quelli che mangiano pane e internet tutti i giorni, ma ci sono anche quelli che sono interessati alle cose che apparentemente sono più semplici. Quelli che poi mangiano pane e internet certe volte vedono il singolo pezzo. Il grande merito di questo lavoro è di mettere insieme i pezzi e far vedere l'interrelazione. Quindi io incoraggerei Vittorio di parlarci di quello che ha in mente di esporre ancora. Ma tu l'hai letto? No. Non l'hai letto ancora? No, non ancora. Ho letto tutte le cose tue, quindi arriverò anche a questo. Indubbiamente, diciamo, per chi come noi è stato dentro queste cose, molte delle cose che sono dentro... Come Obelix, ci siamo caduti dentro da piccoli. Sì, esatto. Però effettivamente, cioè, devo dire, sicuramente... da parte ringraziare per i complimenti sulla scrittura, ma devo dire il feedback che ho avuto anch'io, cioè che molte persone anche del nostro mestiere, comunque a vedere queste cose messe tutte in fila l'una all'altro, ci hanno collegato dei puntini che forse non è totalmente immediato collegare, specialmente per chi magari come me è un ingegnere di base, uno che non so, poi purtroppo non faccio più tanto, ma si manetta, scrive codice, quindi vedi questi fenomeni, ma poi collegarli anche con la parte economica, con la parte politica, insomma, è uno sforzo su cui ci siamo messi proprio perché è qualcosa che non sempre viene. Vai avanti, Vittorio. Vai avanti. Sì, vado, saluto Carlos che riesco a collegarsi. Comunque, io volevo soltanto concludere il discorso della presentazione iniziale, poi che tanto abbiamo ancora un'ora abbondante, parlando della parte dei governi. Questo perché, e questo è un messaggio importante anche per chi è addentro le cose. A livello globale, la discussione di policy sulla internet fragmentation è l'opposto di tutto quello che vi ho raccontato adesso, cioè è spinta dalle grandi big tech e dal loro mondo, diciamo, di associazioni degli americani, molto, cioè degli esperti internet storici, cioè dei padri della rete, di surf, eccetera, contro, diciamo, i tentativi dei governi di regolamentare la rete, anche quelli europei, anche se poi adesso, insomma, meno male, sono venuti un po' più a fine, li hanno accettati. Però c'è stato un tentativo da parte dell'industria internet di dire la frammentazione della rete non è
tanto la divisione che facciamo noi in isole controllate da un'altra azienda per fini commerciali, eccetera, ma è il fatto che i governi vogliano legiferare sulla rete, creando quindi ricreando questi confini che la rete per principio dall'inizio non voleva avere. E questo è in parte vero, perché ovviamente è vero che i governi legiferano e cercano di porre barriere più o meno strette, insomma, a seconda della cultura, del tipo di governo più o meno autoritario, eccetera, a ciò che i loro cittadini possono fare sulla rete. Però, diciamo, nella visione americana è stata estremizzata fino a punto da dire GDPR è una cosa sbagliata perché frammenta la rete creando regole diverse per i cittadini europei da quelli dei cittadini americani e del resto della rete. Quindi è male perché distrugge questa globalità della rete, che è quella che ha permesso alla rete, come abbiamo detto all'inizio, di crescere, di portare crescita di tutti i generi in tutto il mondo. E su questo, insomma, diciamo che noi europei dobbiamo fare un po' di pushback, come dicono loro, cioè cercare di mettere alcuni paletti e dire che fino a un certo punto invece la regolamentazione della rete ben venga, perché il dominio di queste grandi piattaforme è nato proprio dalle scelte politiche fatte nella fine anni 90, prima in America e poi da noi con la direttiva e-commerce del 2000, di non regolamentare, anzi di proteggere, di fare in modo che queste aziende non avessero responsabilità per i contenuti, che è stato necessario perché tutte le piattaforme di condivisione di contenuti, da YouTube in poi, insomma, i social, sono possibili perché l'azienda non risponde immediatamente del contenuto, ma solo dopo una segnalazione. Quindi se, altrimenti dovrebbe controllare ogni singolo video prima di metterlo in linea e non potrebbe esistere una piattaforma di questo genere. Mentre invece, sin appunto da queste prime regolamentazioni, si stabilisce il principio che le piattaforme di contenuto generate dall'utente possono lasciare che l'utente pubblichi il contenuto e poi ne sono responsabili solo se non intervengono su segnalazione nel caso in cui il contenuto sia ovviamente illegale. Però questa alla fine, anche con il discorso di citare quello della network neutrali, che la network neutrali di nuovo è un principio che è stato introdotto in quell'epoca, negli anni 90, inizio del 2000, perché all'epoca le telco, gli operatori tradizionali delle comunicazioni erano grossi e col potere in mano, e gli operatori di internet erano minuscoli. E quindi c'era il rischio che l'operatore di telecomunicazione su cui passavano, ovviamente quasi monopolista, quindi su cui passavano la gran parte delle connessioni internet, usasse questa posizione di controllo per distorcere il mercato dei servizi internet. Adesso è esattamente l'opposto, cioè adesso siamo, le piattaforme internet sono enormi e hanno più potere degli operatori di telecomunicazione che ci sono internet. Per cui, senza rinnegare la network neutrality, che è il principio che continua a valere, però c'è un problema di platform neutrality, cioè del fatto che anche queste piattaforme non usino, come invece fanno, la loro posizione di potere per distorcere il mercato delle telecomunicazioni o di tutti gli altri servizi che poi funzionano sopra di esse, diciamo. Comunque, quindi, questi sono esempi del motivo per cui la regolamentazione oggi serve, proprio perché serve a ripristinare la concorrenza. E anche qui l'Unione Europea, in quest'ultima commissione, in questi ultimi 5 anni di mandato, ha cambiato radicalmente rotta e ha cominciato a legiferare sulla rete a un ritmo veramente molto, molto intenso. Adesso abbiamo tutta una serie di nuove norme, il Digital Markets Act, il Digital Services Act, il Data Act, adesso è arrivato quello sull'AI, insomma, e tanti altri ancora che sono in corso, se vuol dire poi possiamo anche discutere di specifici provvedimenti. Però tutto questo è mirato a una sola cosa, cioè a ripristinare il controllo della nostra collettività, della nostra democrazia sul mercato della rete, quindi garantendo la concorrenza, e sulla circolazione dei contenuti in rete. E in particolare noi abbiamo bisogno di difendere la nostra industria internet, perché altrimenti soccomberà, perché altrimenti, non avendo una possibilità di concorrere ad armi pari con i grandi americani, è chiaro che i nostri operatori internet, le nostre start-up, le nostre medie aziende finiscono poi quasi sempre per soccombere. In più c'è anche un motivo, io ci tengo a dire, secondo me, tecnico, per cui l'Italia e l'Europa non è in grado di produrre tutte queste mega big tech come producono l'America e la Cina, che è il fatto che l'Europa, tutto sommato, non è affatto un mercato unico. Cioè, questo sogno del single digital market è ancora abbastanza, insomma, cioè, perché l'Europa è ancora un arcipelago di 27 nazioni, con lingue diverse, culture diverse, leggi ancora in parte diverse, per cui è molto più difficile che nasca, che ci sia una scala di mercato tale da far nascere un gigante. Non è un caso che le uniche startup in cui ci sono investimenti miliardari, sostanzialmente, sono quelle in ambito finanza, che è altamente regolamentata e che ha una regolamentazione omogenea in tutta Europa. Sì, appunto, cioè è proprio quello, mentre invece noi negli altri settori, io lo vedo appunto perché io lavoro per un'azienda tedesca che fa software libero di posta elettronica, DNS, eccetera, e quello che si crea sono alleanze orizzontali di aziende, quindi magari c'è un'azienda tedesca o francese più grossa che fa un po' da traino, ma poi ci sono altre piccole e medie imprese, e in ognuno dei
piccoli paesi europei che magari fanno l'implementazione, la personalizzazione, la traduzione, l'adeguamento al mercato locale, e si creano delle costellazioni di aziende che sono possibili grazie all'uso dei principi di interfaccia aperta, di software libero, e per cui per questo il software libero è tanto importante per l'Europa, e adesso finalmente viene anche spinto, specialmente per l'Europa, perché proprio si adatta bene a questa natura dell'Europa di cooperazione tra stati diversi, tra mercati diversi, tra aziende diverse. Quindi insomma, alla fine il messaggio che comprendo è che la regolamentazione è positiva. Certo, si può arrivare all'eccesso, noi citiamo la Cina perché è il caso più famoso, cioè di governi che invece poi hanno un controllo molto più stretto, anche se diciamo paradossalmente il fatto che la Cina sin dal 2000 abbia tirato sul suo cosiddetto grande firewall e abbia scelto di stare fuori da questo sistema è quello che le ha permesso di avere oggi un'industria internet che è l'unica che può competere con quella americana. Però insomma, il prezzo è diciamo, una limitazione delle libertà che noi in Occidente giustamente non siamo disposti ad accettare. Ci sono tanti altri paesi che vorrebbero essere la Cina, ma non lo sono. Nel libro parliamo un po' della Russia, dell'Iran, della Turchia, insomma, di altri paesi che cercano di avere questi stessi meccanismi tecnologici di controllo del traffico senza riuscirci perché non hanno il know-how, i capitali e la dimensione. Ma però anche in Occidente, questo è importante, c'è comunque un desiderio di controllo della circolazione delle informazioni. Quindi non è che da noi esista questa libertà totale, esistono anche da noi i siti che non devono poter essere visti, che siano gioco d'azzardo illegale, che siano pornografia, che siano... Esiste anche da noi la necessità di controllare quello che succede sulla rete, non è soltanto una roba da regime autoritario. Se vai una roba anche in difesa della democrazia, quando si parla di contrastare propaganda del terrorismo, razzismo, questo genere di cose, che purtroppo i social spesso propagano. Quindi sì, diciamo, questo è un po' il quanto. Il che fare, adesso magari lo lascio a Stefano, così magari risponde anche alla domanda sulla campagna elettorale americana, su cui sicuramente è più ferrato di me. Va. Dov'è la domanda? Ma non la vedi, te la leggo io. C'è una domanda di Lorenzo Ivaldi. No, ma le vedo, basta. Eccolo lì, public chat. Bisogna aprire il pannellino a sinistra. Okay. Ciao Anna. Sì, non è che uno compra il libro perché ci vuole bene. Sì, va bene anche, te lo regalo. In bocca al lupo a JC, anche se si è scollegato. No, non è un pezzo della campagna elettorale. No, allora, il che fare alla fine, come potete immaginare, noi abbiamo detto che bisogna favorire le soluzioni libere e la variabilità e la concorrenza. E, insomma, Tutte le cose di cui parliamo sempre. E sul tema della proposta dell'FCC americana, rimettere la net neutrality su un pezzo della campagna elettorale USA, no, non è un pezzo della campagna elettorale, è un fatto centrale ed è una questione proprio politica, nel senso che Trump è un plutocrate. Il governo dei ricchi e favorisce i suoi amici eccetera, e per questo aveva tolto la net neutrality. Il resto, i democratici invece non sono plutocrati e quindi sono a favore della net neutrality. Questo è in estremissima sintesi. Poi tutti hanno anche le loro contraddizioni, per carità. C'è a proposito di interferenza nel governo, ci sono disegni di legge sul controllo online che sono firmati da repubblicani e democratici insieme, quindi gli schieramenti sono spesso bipartisan. Non so se state seguendo quello che sta succedendo negli Stati Uniti dal punto di vista legale. Di recente ci sono una valanga di cause in questo periodo, ma una valanga antitrust, tipicamente antitrust, ma non solo, di responsabilità, eccetera. Voi sapete che lì si va avanti, cioè non siamo in civil law, siamo in common law, è molta
normazione si fa per la giurisprudenza acquisita, no? E di fatto si sta venendo a creare un corpus importante, chiaramente di norme che poi istruiranno il comportamento di tutti negli Stati Uniti, ma tutto questo non accade in tempi brevissimi, cioè anche una sentenza, tipo la sentenza dell'altro ieri o di ieri, in cui è stato riconosciuto che il Play Store di Google ha avuto un abuso di posizione dominante, un abuso di posizione monopolistica nella causa portata avanti da Epic Games, da Tim Sweeney. Cioè non è che questa cosa domani mattina ha un effetto enorme, cioè ci metterà anni, perché poi ci saranno i ricorsi e via dicendo. Quindi saranno importantissime le prossime elezioni americane. Però nel frattempo in Europa noi andiamo avanti con la nostra regolamentazione ex ante. Fatto, una delle cose che mi ha stimolato a scrivere questo libro è stato quello di andare a vedere quante sono le direttive e i regolamenti che ci sono nel settore delle automobili, della produzione delle automobili in Europa, e quante sono quelle in ambito ICT. Vediamo se qualcuno indovina, dai, facciamo, c'è la chat, se qualcuno indovina l'ordine di grandezza, insomma, quante sono le norme, direttive, regolamenti e norme collegate, insomma, emanate dalla Commissione Europea, dall'Unione Europea, in materia di produzione di automobili. Non sono tantissime, Stefano, per quello che io sappia. Secondo me sono 125. Una dozzina quelle automobilistiche e una cinquantina quelle ICT. Tu mi dirai che no, sono 125 quelle automobilistiche. Sono 125 quelle automobilistiche e sono sì una quarantina quelle ICT. E su questo sono andato anche a guardarmi vi faccio vedere giusto una slide. Si vede che mi occupo di meno di automobili. Sì, abbiamo una percezione sbagliata. Abbiamo decisamente una percezione sbagliata. Vediamo se riesco a condividere. Come si fa a condividere? Provi in alto a destra dove ci sono i tre puntini. Qualcuno mi ha dato del lei. Tutti i setting about keyboard shortcuts and meeting, leave meeting, no, non c'è. Però se io vado nella whiteboard. In teoria in alto a destra nella whiteboard. Ah, nella whiteboard, ok. Full snapshot or current slide. E cosa devo fare per condividere una schermata? Allora prova in basso a destra, in basso a sinistra, azioni. C'è un più. Ok. Allora, non posso rispondere, per piacere mi mandi mail. C'è il più. Eccolo qua. Share an external startup poll. Manage presentations, no? Cosa posso fare per condividere una schermata? Condividere lo schermo. Può essere che in basso di fianco alle webcam ci sia la possibilità di condividere lo schermo. Sì. Dove c'è la webcam? Un pulsante lì in basso. No, a destra della webcam. Questo cos'è? Big Blue Button? Big Blue Button. Saranno 3 anni che non lo uso. Di questo è un già presentatore. Allora, questo sono riuscito. Ma io posso anche fare uno screenshot. Ma non voglio perdere troppo tempo su una cosa sulla quale non riusciamo. Ma raccontacela, Stefano. No, ma era per farvi vedere la progressione, la scansione temporale
nella produzione normativa in Europa in materia di... Dovrebbe esserci il pulsante condividi lo schermo in basso al centro, di fianco a mostra webcam, sei sicuro? Condividi lo schermo. Non ce l'ho, mi manca. La stop sharing webcam, share your screen, adesso è apparso. E qui devo andare a share your screen, questo dovrebbe essere, ok, allow, puff, eccolo lì. Fantastico. Ecco, piccolissimo, non so come si faccia ingrandire. Titta, no, com'è che si fa ingrandire? Vabbè, dai, comunque, anyway, avete la sensazione, no? Sì, lo vediamo. Tra il 2007, da quando c'è stata la Payment Service Directive, dal 2006-2007 in poi, è stato un fiorire di regole e direttive che entrano variamente in vigore. Beh, è abbastanza impressionante vedere la scansione temporale. La politica si è accorta dell'ICT. La SAIS ha un significato? Scusa? C'è un significato nella SAIS o no? No, non credo. Non ho capito dove. Se la SAIS ha un significato o no. No. È semplicemente per farcele stare. Io qua avrei una domanda da rivolgere a tutti e due su uno di questi strumenti. Noi sappiamo che l'antitrust che tu prima citavi ha un grosso problema, che è quello che citavi prima, dei tempi. Quando abbiamo visto le prime cause contro IBM, poi Microsoft, 5 anni, 10 anni, 13 anni, in Europa e negli Stati Uniti. Adesso il Digital Market Act ha una caratteristica che invece di intervenire e post, quando ormai la frittata è stata fatta, vorrebbe intervenire ex ante. Noi l'abbiamo adottato nel maggio del 2022, quindi non è che l'abbiamo adottato tanto tempo fa. Hanno incominciato a fare delle cose, cioè la classificazione delle piattaforme, diciamo, più grandi, le mega piattaforme. Avete l'impressione, la domanda a Stefano, ma anche a Vittorio e a Stefano, avete l'impressione che l'approccio che è stato scelto con il Digital Markets Act possa essere efficace? Io, da come lo chiedo, sono abbastanza ottimista, però non so se lo siete voi. Allora, Vittorio ci litiga quotidianamente su queste cose a Bruxelles, e quindi ha il pessimismo di chi è, di chi è addentro. Ne parlavamo proprio ieri, oggi, l'altro ieri, non mi ricordo, comunque questi giorni, in materia proprio all'azione di Epic Games, alla decisione di Epic Games e dello store, eccetera, e degli effetti che ci saranno con il DMA sui Play Store, sugli store applicativi. Sarebbe il Digital Markets Act. Sì, Digital Markets Act. E adesso siamo nella fase, è stata fatta la fase in cui sono stati designati i gatekeeper, no? E Vittorio diceva, figurati che quelli di Google sono riusciti a fare in modo di dire che, di accettare alla commissione che Google, la mail di Google, Google Mail, non è un servizio gatekeeper, perché è usato da almeno del 5% degli utenti, giusto? Era così, Vittorio? Sì, era così, cioè, questa è la roba che io seguo più direttamente, perché l'azienda appunto di cui lavoro fa sistemi di posta elettronica per le principali telco europee. Sì, praticamente Google è data a dire alla commissione che a loro risulta che un utente Gmail riceva non più del 5% delle sue mail da altri utenti Gmail, che se Gmail, come più o meno si dice, dovrebbe essere al 30-35% del mercato, è una impossibilità statistica. O perlomeno è molto improbabile che, insomma, tutti gli utenti Gmail non scrivono mai. Vittorio, puoi spiegare perché il gatekeeper è importante prima? Perché, allora, sì, gatekeeper, allora,
Vai, facciamo il discorso un pochino dall'inizio, nel senso che effettivamente il Digital Markets Act, prima di chiamarsi così, veniva confidenzialmente chiamato New Competition Tool, perché è nato dalla consapevolezza anche delle istituzioni europee che gli strumenti tradizionali di antitrust non si adattano a questa situazione, perché non si, negli anni spesso non li si è riusciti a usare, perché quando si andava da Apple e si diceva tu Apple sul sistema operativo dell'iPhone hai un monopolio, sei l'unico, cioè, chi ha un iPhone usa solo quello. E la risposta di Apple era ma io ho solo il 30% del mercato di smartphone, quindi non ho fatto una posizione dominante sul mercato di smartphone, perché il mercato di riferimento sono gli smartphone. Però il problema è che questo singolo ecosistema, piattaforma, quello che chiamano di iOS, muove una tale quantità di soldi che è in sé un mercato fondamentale per la libertà della competizione e tutto il resto. No, non solo. Apple è dominante sui suoi utenti, perché cambiare un telefono ha uno switching cost talmente alto che di fatto gli utenti sono captive, cioè sono rinchiusi, sono wallet, per cui lui è dominante sui propri utenti, quindi non è vero che... Assolutamente no, anche perché loro poi adottano dei trucchetti, per cui se tu hai un MacBook, come ce l'ho io per scelta aziendale, che è tutta l'azienda è MacBook, poi io ho un telefono Android, ovviamente, di Google, far parlare i due è praticamente impossibile, cioè solo scaricare le foto, che è una cosa banalissima, dal cellulare al computer, diventa una cosa che richiede trucchetti, cavi, cose, eccetera, perché Apple fa in modo di farlo funzionare. Allora, usando questo controllo dei loro sistemi operativi, ti impediscono di fatto di cambiare cellulare, quindi devi essere molto motivato. E quindi, insomma, alla fine, per superare però questa cosa, con tanti gli economisti che andavano a dire cose, tanto di paper, che dicevano, per esempio, che la quota del 30%, la tassa, diciamo, chiamano così, la commissione del 30%, che Apple chiede a chiunque venda qualcosa in un'app dentro il suo store, quindi un'app su iOS, è giustificata dal fatto che così, prendendo quella cifra che ovviamente non è giustificabile in nessun modo, non come commissione, non come commissione commerciale, costo di pagamento, è semplicemente perché si può. Prendendo quella cifra, loro potevano tenere bassi i prezzi degli iPhone. E quando ho sentito dire questa cosa da un economista, ho detto, ma o non ha mai comprato un iPhone, o questo magari ha ricevuto, come poi succede, quando vai a vedere, un grant da Apple, o no, direttamente o indirettamente, o l'università ha una cattedra sponsorizzata da Apple, per questo c'è tante cose. Ci sono tante NGO, le conferenze anche delle NGO del software libero, sono sponsorizzate da Google, e poi casualmente questi vanno in queste situazioni a dire no, ma forse non so. Quindi si è dovuto superare... Difficile mordere la mano di chi ti dà da mangiare. Sì, quindi si è dovuto superare della parte di commissione che aveva un'ottima volontà di andare. Anche questa resistenza scientifica spesso motivata più o meno in questi modi, per arrivare a dire che nonostante questi casi non ricadano nella regolamentazione tradizionale dell'antitrust, sono un problema di concorrenza, quindi abbiamo bisogno di uno strumento nuovo che con criteri diversi stabilisca se qualcuno può danneggiare la concorrenza. Questo è appunto il concetto di gatekeeper, cioè si è arrivati a definire dei criteri quantitativi e qualitativi, purtroppo legati solo al mondo business, perché questa roba è stata giustificata ovviamente dall'impatto sul mercato business e non direttamente su quello dei consumatori, però comunque se un'azienda ha, adesso non mi ricordo più la cifra finale, perché l'ho negoziata alla fine, mi sono 7 miliardi e mezzo di fatturato nell'Unione, e ha una cifra di questo genere, ci sono due o tre criteri, 10.000 utenti business, 45 milioni di utenti, almeno tre paesi, ci sono tutta una serie di criteri oggettivi, le aziende che superano questi criteri devono comunicare a tutti che li hanno superati, che sono dentro questa definizione di gatekeeper. A quel punto tutti i loro servizi che ricadono in una lista tassativa di 12-13 servizi che c'è nella legge, che comprende i social media messaging, condivisione di video, browser, tutta una serie di cose. Insomma, se hanno dei servizi in questo tipo di settore mercato merceologico, allora quei servizi devono venire riconosciuti come servizio gatekeeper in posizione dominante. Però questa cosa non è automatica, e questo è appunto quello che è successo con Gmail, nel senso che la legge è stata approvata a maggio, c'era tempo fino a luglio per queste aziende per dire guardate, noi siamo sopra la soglia, quindi dobbiamo essere regolamentati. Loro l'hanno detto, e a quel punto hanno anche dovuto dire quali erano i servizi, però nella legge è previsto che loro possano specificare perché, nonostante i requisiti quantitativi siano soddisfatti, qualitativamente il servizio non è un servizio dominante nella comunicazione tra aziende e tra aziende e consumatori. E questo è quello che appunto hanno fatto. Se andate sul sito della commissione, hanno pubblicato un mese fa o due la lista dei servizi identificati come gatekeeper, e ci sono alcune grosse omissioni. L'altro, ad esempio, è iMessage, il servizio di messaggistica di Apple, su cui la commissione ha detto sì, però non siamo sicuri, adesso ci penseremo ancora,
per il momento non è stato designato come servizio di Ethereum. Però fammi dire, allora, intanto il team che si occupa di questa roba a Bruxelles è piccolo. Sì, sì. È la prima volta che lo fanno. C'è tutta una fase di rodaggio. Poi gli argomenti Google non è che non ce li ha sul tema della mail, perché la quantità di mail che uno riceve di spam, eccetera, se la conti, dice, beh, la roba che ti arriva da Gmail è limitata. Beh, se conti anche lo spam, ma come fai a dire che cos'è spam e cos'è non è spam? No, la bellezza sta negli occhi di chi guarda. Per cui ci stava, cioè adesso mi dispiace per l'azienda che l'ha presa. No, ma diciamo che è una questione di principio, perché non è tanto per l'azienda, ma se tu, noi molti qui credo, si gestiscono ancora il server di posta personale, quindi io ho il mio server di posta nel tempo libero, che ha il mio dominio con l'utente me stesso, continuare a fare questa cosa che è la base del principio originale dell'internet aperta, condivisa, dal basso, eccetera, cioè di gestirsi i propri servizi, sta diventando complicatissimo, perché Gmail ti rifiuta la posta, perché ha tutti una serie di algoritmi più o meno intelligenti che decidono se tu sei uno spammer o no. Se sei molto piccolo, probabilmente ti dice, ma tanto sei uno spammer, tanto chi se ne frega. Sei tu che devi spedire mail a me. Ci sono tutti i DKIM, tutte le queste configurazioni tecniche, devi fare. Però fammi dire, tutto questo cosa, anche su iMessage, no? Anche su iMessage, tutto sommato, visto che gli altri player sono WhatsApp, Telegram, eccetera. No, c'è anche una questione politica, cioè diciamo, cominciamo dai più grossi, dai casi principali, non attendiamoci a prendere immediatamente tutto il possibile. Cioè, poi c'è appunto il fatto di dire, la ciccia è d'altra parte, no? Però il problema è comunque, in generale, quello che anche noi come comunità dovremmo fare è stare molto attenti a questa fase di implementazione, perché è facile. Allora, questa magari è la designazione. Era la cosa a cui volevo arrivare adesso. Sui Facebook, su WhatsApp, che poi questi in qualche modo sfuggano nella fase di implementazione, cioè riescono a far passare come rimedio, perché loro adesso devono proporre un rimedio, dire facciamo qualcosa che aprirà il nostro sistema, che riescono a far passare, accettare la commissione, qualcosa che in realtà il sistema non lo apre. Però non fermiamoci sulla designazione, perché la designazione può creare problemi su un numero limitato di settori e di soggetti. La maggior parte stanno effettivamente dentro. La domanda che mi sembra dobbiamo porci è: una volta che scatti l'applicazione del Digital Markets Act, è possibile che si abbiano dei rimedi, visto che i parametri non sono quelli dell'antitrust, e cioè l'abuso di posizione dominante e il cartello, ma sono degli altri parametri, molto più facili da attivare? Sì, infatti, allora adesso poi anche Stefano, ma io volevo dire questa roba dei rimedi sulla messaggistica, perché appunto, come dicevo, la parte che io seguo direttamente, anche se la mia azienda fa solo posta elettronica, non fa instant messaging, però è chiaro che se hai una piattaforma di posta elettronica, se questa roba si aprisse, magari noi metteremo la possibilità di mandare un instant messaging agli utenti WhatsApp da dentro il sistema di posta elettronica di quello che volete, uno di questi grandi piattaforme di webmail, in cui magari noi facciamo software. E alla fine, adesso la fase di implementazione è delicata per questo motivo, perché comunque servono gli standard, perché è vero che molti di questi prodotti sono basati su standard aperti, ma spesso questi standard aperti degli ultimi 15 anni sono stati disegnati con questo use case in testa, cioè con l'idea che tanto saranno implementati da tre aziende, ognuna delle quali non interopererà con l'altra, e quindi sì, poi di fatto è uno standard. E far parlare insieme un numero infinito di operatori di applicazioni di messaggistica istantanea ha comunque una serie di problemi di federazione, di autenticazione, di controllo, di spam, che non sono banali. Per cui adesso si passa alla fase tecnica. La fase tecnica si fa in questo caso all'IETF, l'Organizzazione di Standardizzazione dei protocolli di rete a parte il web, che è fatto da B2C. L'IETF è di nuovo un posto dove di fatto è in mano a queste grandi aziende, nel senso che alle riunioni ci sono magari su 100 persone che vengono, ce ne sono 70 di queste grandi aziende americane o di altre aziende americane del stesso settore, 20 europei, 10 cinesi e basta. E quindi il rischio è che poi la fase di creazione degli standard tecnici venga usata per fare degli standard tecnici che non possono funzionare o che hanno degli ostacoli, tipo per poter collegare la mia app di messaggistica con le altre app devo avere una password e firmare un contratto con Meta. E se io sono magari un'azienda di tre persone a Torino, in 3P, magari non riesco proprio a far negoziare con Meta un contratto, magari non mi rispondono neanche, o magari, cioè ci sono tutta una serie di
situazioni per cui il modo in cui è disegnato lo standard tecnico può influenzare pesantemente la pratica per questi rimedi di funzionare. E qui è il modo dove dobbiamo metterci noi come comunità aperta, eccetera, a far parte di questo processo e anche convincere la Commissione, spiegare magari alla Commissione, perché la Commissione giustamente non può avere competenze infinite, specialmente nell'ambito tecnico, quindi creare un rapporto di collaborazione in cui c'è un lavoro collettivo della comunità che europea, dell'open source, del mondo dell'internet aperta e le istituzioni europee per insieme a riuscire a imporre a queste aziende. Io non mi aspetto che come l'effetto primo del percorso implementativo del DMA sia quello di ottenere dei rimedi efficaci da parte dei gatekeeper. Non lo credo, perché adesso loro devono adottare delle misure, oppure invece di adottare le misure devono chiedere alla Commissione perché la Commissione verifichi se i loro undertaking, se i loro impegni sono adeguati per favorire il mercato, eccetera, rispettare di no. Io mi aspetto che questo accada tanto, nel senso che mi aspetto che le aziende dicano: noi vogliamo fare questo, voi che cosa ne dite? Ma allora proponiamo questo, che ci sia un percorso, dopodiché implementeranno delle misure, e queste misure non è che risolveranno i problemi, semplicemente ci daranno un modo per agire legalmente in modo più diretto e spedito, nel senso che la piccola aziendina dell'I3P che deve fare la cosa, che non riesce a citofonare a questi qui per farsi ascoltare, violerà le cose, e a quel punto non devi andare in una costosa procedura antitrust e via dicendo. Cioè, mi aspetto che la qualità dell'enforcement migliori per effetto del DMA, non che si risolvano i problemi, un po' sì, però in larga misura non che si risolvano i problemi alla base, ma che possa migliorare l'enforcement. Questo è quello che mi aspetto dal DMA. Io mi farei ancora una domanda su questo, domandandomi se sia vero che l'Europa adotta un approccio molto tecnocratico, forse anche burocratico, di risposta alle piattaforme, e cioè che questo strumento, come tutte le altre direttive e regolamenti che ci hai fatto vedere, siano in realtà appunto tecnocratici e burocratici, quindi tutto sommato un fastidio per le piattaforme, ma non più che un fastidio. È vero che le obiezioni che mi hai fatto? Mica tanto. Mi auguro che diciate di no. Io credo che avremmo dovuto essere più coraggiosi sull'interoperabilità. No, perché l'interoperabilità è prevista solo per i servizi ancillari, se non ricordo male. Credo che lì avremmo dovuto essere decisamente più coraggiosi, però va anche capito il momento storico. Ci sono delle misure, all'articolo 6, mi sembra, comma 3 e 4, che è quello è dove si parla degli store. In particolare, la roba lì è bella dirompente. Il fatto di dire che l'utente ha il diritto di installare il software che vuoi e che l'utente ha il diritto di disinstallare il software che non vuole è un bel colpo al controllo verticale della piattaforma. E non si tratta solo del prezzo. Il prezzo, cioè il fatto del 30% della gabella. No, chi siete, dove andate, cosa volete, al 30%, non è solo quello è una parte importante, e il fatto è che possano nascere alternative. E nel 2016-17 sono riuscito a far passare un emendamento che diceva, che aboliva la most favored nation nel settore del turismo. Voi sapete che, o se non lo sapete lo racconto io,
che gli albergatori si impegnavano contrattualmente con Booking di dare, con Booking, Expedia, un po' con tutti, di dare a loro il miglior prezzo online, il miglior prezzo da loro praticato. Questo cosa voleva dire? Voleva dire che se tu vedevi il prezzo dell'albergo a Napoli a una certa cifra, era inutile andare a cercarlo sul sito dell'albergo per vedere se hai una condizione migliorativa. Era inutile andare a cercare su robe tipo quello che c'è adesso, Trivago, per vedere se da qualche altra parte c'è una condizione migliorativa. Perché su Booking c'era il miglior prezzo e loro avevano delle persone che telefonavano agli alberghi e gli chiedevano: ma ho visto che c'è una camera a 100 euro, me la fai a 95? O mi dai anche la colazione, il prezzo incluso, eccetera? E se l'albergatore gli diceva di sì, questi venivano depennati da Booking per violazione del contratto. Quindi alla fine nessun albergatore sgarrava, perché avevano il terrore di essere depennati, e Booking aveva i migliori prezzi, che sicuramente dal punto di vista del cliente è una cosa bellissima, perché tu vai lì e sei sicuro di avere il miglior prezzo. Peccato che così facendo lasci giù il 25-28% all'epoca a Booking. Questa clausola l'abbiamo resa illegale ex ante. Quindi sono illecite le clausole di Most Favored Nation, o le cosiddette parity rate, nel settore turistico. Quindi tu, quando guardi il prezzo su Booking, puoi stare tranquillo che da qualche altra parte puoi trovare un prezzo migliore, incluso telefonando all'albergo stesso. Quelli di Booking si sono spesi in lobby anche lì, no? Ah, moriremo tutti, no? Cioè, questa roba qui fa saltare Booking, fa saltare i servizi di prenotazione, è una catastrofe, poi tutti i prezzi aumenteranno di nuovo, perché quel punto è... La verità è che Booking sta in ottima salute, se c'è tanta gente per cui la differenza che può ottenere non gliene frega niente, però di fatto le commissioni sono scese di 10 punti, le commissioni medie circa, cioè il fatto di togliere soldi all'albergo vuol dire toglierli all'albergatore, ma anche alla gente che lavora in albergo, alla manutenzione. No, quando tu dai il 28, un terzo del prezzo se ne va a una società olandese che paga IPR a Bermuda, adesso non lo so, sto inventando, però capite che è una bella botta di marginalità sottratta al sistema. Sta di fatto che dopo questo emendamento il margine di Booking si è ridotto significativamente, Booking sta benissimo, gli alberghi hanno cominciato ad avere una loro autonomia, sono aumentati i comparatori, cioè Trivago si è messo a fare il servizio che altrimenti non aveva senso, e tutta una serie di altre cose. Quindi cose piccole possono avere dei grandi effetti, e nel DMA è pieno di cose piccole che secondo me avranno dei grandi effetti. Non sono punitivi, non ammazzano le aziende. Cioè, Google verrà fatta a pezzi dall'antitrust americana, probabilmente, da quello che si legge, cioè da quello che si sta vedendo nella causa. Cioè, c'è questo fatto della black box nelle aste che non erano aste che non lo sono, che io credo che sia una cosa pericolosissima per loro. Quindi, cioè, non è che li ammazzano, non c'è un intento punitivo, però sicuramente si apre il mercato, si aprono spazi per altri. Si aprono, che alla fine è l'intento giusto che dovrebbe avere la regolamentazione. Quindi io credo che tutto sommato sia una cosa buona. Non, senza intenti punitivi apre opportunità. In particolare questa cosa qui dell'apertura degli store alternativi sarà una grossa opportunità. So che qualcuno negli Stati Uniti, parlando con gli uffici legali di Apple, qualcuno di queste persone coinvolte nelle cause antitrust di Google, dice che i legali di Google e di Apple paventano una grande tranquillità rispetto a questa cosa degli store, che in qualche modo pensano di riuscire ad arginarla, a girarci attorno. Io non vedo come possa accadere, francamente.
Vittorio, io suggerirei di fermarsi un attimo qui nella esposizione vostra, che del resto è stata abbastanza anche disturbata da me, e sentire un po' gli altri intorno al tavolo che cosa dicono. Qualcuno vuole intervenire? Ho domande. Io arrivo fresca da un'esperienza di acquisto di Fairphone senza Google. È un incubo. Chi sei, scusa tu? Come? Potete dire il vostro nome? Ah, Cristiana Matese. Ok, perfetto. Così riesco a unificare rispetto alle mail che leggo. Ok. Quello che dici è, cioè, uno ci vuol provare, ma la fatica è improba, ecco. Sì, noi l'abbiamo scritto, la conclusione del libro è che comunque alla fine è sempre tutto in mano a noi. Quindi siamo noi che abbiamo fatto le scelte, cercando di non dipendere completamente da queste piattaforme. Dopodiché anch'io, devo dire, pur che noi vado in giro con un cellulare Android, un computer Apple, e ogni tanto, giustamente Stefano almeno è riuscito a non usare più Google Maps, io uso OpenStreetMap, ma ogni tanto uso anche Google Maps. No, io uso niente dei GAFAM, eccetto Google Maps, e non Google Maps in generale, ma per Street View, perché è l'unico che c'ha Street View, punto. Per il resto uso tutto di altri, tutto. E devo dire, come Vittorio sa bene. Sì, infatti, pur essendo io sono anche un mappatore di OpenStreetMap, molto appassionato, quindi giro il mondo e mappo tutto dove trovo, quindi io uso quello quando posso girare, però ci sono delle funzionalità di Google Maps che non sono replicabili, e anche qui, come esempio, molte sono... No, siamo noi che le facciamo, ci sono i negozianti che vanno solo su Google Maps a mettere gli orari di apertura, o le istituzioni che vanno solo a fare l'accordo con Google per mettere i percorsi dei mezzi pubblici, cioè non c'è attenzione collettiva nel far crescere qualcosa di alternativo di aperto, mentre noi dovremmo magari... O le università che vanno solo da Microsoft per fare la posta. Esatto, mi vedo degli sguardi, ma è così, che è abbastanza, dire, onestamente, io non credo che il Politecnico di Torino non abbia la capacità di gestirsi un servizio di posta elettronica, insomma. Però è chiaro che è comodo, è quello di Google, ha le cose colorate, tutta l'integrazione, perché ovviamente, essendo la persona dominante, eccetera, e quindi tutti finiscono, ma sì, facciamocelo fare da Google, che ci tagliamo lì, che ci teniamo un problema, se poi cade il problema loro. Non è un problema nostro, continuiamo così, continuiamo a... Cioè, questa roba è fatta una droga, non lo si dice mai. È una dose che continuiamo a prendere perché comunque è comodo e ci fa stare bene. E quindi ci va un po' di sforzo a disintossicarsi, però quando ci si riesce, poi si fa una cosa buona per se stessi e per la collettività. E si può fare appunto anche parzialmente per quello che si riesce, cercando ogni tanto almeno di usare qualcosa di alternativo, anche se magari non è il più colorato, il più integrato, il più... Diciamo, però restituisce... Allora... Il fatto, adesso, disintossicarsi forse è eccessivo, no? Cioè io faccio sempre il paragone del caffè e lo zucchero. No, cominciare a decidere di non prendere lo zucchero del caffè è una scelta che all'inizio dice porca miseria, che schifo. Però dopo ti abitui e anzi riesci a distinguere meglio alcuni sapori. Quindi alla fine ne trai una ricchezza, no? E il fatto, io ricordo, essendo vecchio, ma alcuni qui con me lo sono, ricordo quando arrivavi in ufficio e dicevi «Oh, hai visto quel sito lì nuovo che c'è su Yahoo?» No? Che Yahoo ti mandava, c'era questo sito che ti fa fare queste robe, c'è sta roba che si chiama Future Splash, l'avete vista? Cazzo! Cioè ti dava il piacere della scoperta della cosa nuova. Questo piacere, io credo che tantissime persone, la stragrande maggioranza, non l'abbia mai vissuto e se lo sia perso. Cioè il fatto di ricevere tutto omogeneizzato, frullato e omogeneizzato, no? Dove il comportamento è guidato come quando entri a Gardaland, dove sono previsti i meccanismi per cui quando esci da un'attrazione il bagno è di lì, no? Perché hai preso l'aria condizionata, allora cioè è tutto altamente studiato statisticamente per portarti a fare, che poi dopo quello c'è la bevanda fresca che puoi prendere dopo il bagno, perché così hai... Cioè tutto questo comportamento altamente ingegnerizzato, e però ti perdi la bellezza del posto caotico, no? E delle cose nuove, delle sorprese, il fatto di girare e scoprire delle cose nuove e provare. Questa cosa le persone, la stragrande maggioranza, non sanno neanche cosa sia. No,
noi ci siamo permessi di mettere, diciamo, nelle prime due paragrafi, negli ultimi due paragrafi del libro, anche una visione un po' poetica di questo, cioè del fatto che tutto sommato, per chi ha vissuto l'Internet degli anni 90, cioè, in quell'epoca c'era questa sensazione pionieristica che è inevitabile che non ci sia più, però c'era questo piacere di fare, di condividere, che è quello che si è, non è che si è perso, poi cioè, si è perso perché è stato inscatolato nella condivisione di Facebook, nella condivisione, cioè in modalità che sono troppo, cioè sono gestite con obiettivi puramente commerciali, ingegnerizzate, come diceva Stefano, e che hanno un po' distrutto anche la nostra creatività. E questo è l'aspetto che forse dovremmo riuscire a ritrovare. Perché poi, adesso qui andrei fuori tema, però c'è tutto il tema della creatività inscatolata, che di fatto oggi si deve esprimere soltanto in questi binari di diventare l'influencer, di farsi conoscere sui social, cioè meccanismi che, per cui anche un giovane con un talento creativo deve si infilarsi in questa roba, per cui può solo crescere in una certa direzione, crearsi fan, crearsi pubblico, e tutta l'industria intorno, anche quella editoriale, va in questa direzione. E alla fine è lo stesso per un po' dappertutto, insomma, quindi si è persa forse la magia della rete, e questa è anche una cosa che dovremmo cercare di, in qualche modo di ritirare fuori, per quanto sia possibile, con un'infrastruttura che ormai è necessariamente un utility di massa, è ottimizzata, eccetera. Non so se abbiamo altri commenti lungo la sala. Sì, ma su questo poi mi vorrebbe dire che cioè, sicuramente le scelte individuali possono influire tantissimo, e da lì quello è un ottimo punto di partenza, perché come dire, mi viene anche da dire che la colpa non va neanche con l'autorità di troppo positivi, perché sì, sì. Anche a monte a livello appunto collettivo di società vengono prese delle scelte, appunto prima si citava il sistema di mail di università, il politecnico fino a 4-5 anni fa gestiva interamente al proprio interno posta elettronica e poi è passata alla Microsoft. Oppure mi viene mentre l'esempio di quello che secondo me è il più grave da questo punto di vista, che è quello che ha riguardato le scuole durante il periodo del Covid, dove cioè già prima le scuole, tutto il sistema del registro elettronico, che è tendenzialmente gestito da società private, soprattutto da una, ma anche tutta la gestione appunto delle classi durante il periodo di scuola a distanza, cosa che poi si protratta anche post-Covid e tuttora oggi, tutta una serie di dati anche estremamente sensibili su soggetti estremamente sensibili, come possono essere appunto bambini e adolescenti, vengono completamente appaltati a Google o Microsoft senza nessun tipo di limitazione. E da questo punto di vista mi viene a dire che c'è proprio una miopia dal punto di vista politico, nel senso che, voglio dire, alle scuole serve avere una certa infrastruttura, serve avere determinati strumenti per far funzionare, per erogare i propri servizi pubblici. Non è folle pensare che ci siano anche dei soggetti pubblici che mettano nelle condizioni tutte le singole enti, le singole scuole, di poter assolvere il proprio compito con una tutela maggiore dei dati personali. Ma io su questo ho un atteggiamento diverso, nel senso, per me non fa una grande differenza che il pane se lo faccia l'università o lo compri dal panettiere. Il mio problema è che ci sia il panettiere unico, quello è il mio problema. Cioè, io non vedo male il fatto, non vedrei male il fatto che ci siano N alternative fatte da N società in concorrenza in Italia, che offrono servizi a aziende, istituzioni, eccetera. Il mio problema è la mancanza di concorrenza che riduce la diversità, la riduzione della diversità riduce la resilienza, l'innovazione, la possibilità per le persone poi di trovare un'occupazione e via dicendo. Per cui non vorrei confondere, sono due temi, no? Cioè il tema del ruolo del pubblico e i monopoli privati. Però tra il monopolio pubblico e il monopolio privato, per me sono negativi entrambi. Io credo che la concorrenza, il mio modo di vedere, no? Non esula da quello dal libro, però io credo che io credo che il
che tra il monopolio pubblico e il monopolio privato ci sia anche la terza via, che è quella di una pluralità di fornitori. E la pluralità penso che sia una cosa positiva. Ma sì, tant'è vero che anche le operazioni europee, la regolamentazione europea non è per penalizzare le aziende americane, è per permettere la concorrenza contro le aziende americane, cioè stimolare la nascita di alternative europee che possano essere veramente un'alternativa. Dopodiché, però io concordo pienamente sul fatto che manca la consapevolezza, specialmente nelle nostre istituzioni. E qui immagino che conosciamo tutti l'epopea di immunoterapia, cioè un gruppo di persone che hanno semplicemente chiesto, mandato, organizzandosi, mail a tutte le scuole, semplicemente il fatto che prima dell'ultimo non si potessero dare i dati in mano a queste aziende americane, si sono presi insulti, cose, reazioni, perché la pubblica amministrazione non era neanche in grado di capire che esisteva una legge per cui non si poteva usare un servizio fuori dall'Unione Europea per dei dati sensibili e così via. E non solo, quando poi alcune cose, tipo Google Analytics, è stata fatta una versione Agid, quindi in Italia, quindi in regola, eccetera, si è detto migrate tutti alla versione Agid, quando ha cominciato a crescere, Agid l'ha messa su Amazon, cioè praticamente andando a vanificare l'idea originale di avere i dati fuori dalle mani delle grandi piattaforme. E quindi, insomma, alla fine è proprio vero che manca persino nelle nostre istituzioni una consapevolezza del tema, che è il motivo per cui abbiamo scritto questo libro. Poi, insomma, noi speriamo che, per quanto, diciamo, un saggio oggi in Italia non viene letto da milioni di persone, però che arrivi nei posti giusti, cioè che sia un qualcosa che è scritto anche appunto in maniera comprensibile, in modo che sia possibile leggerlo anche per uno che non è tecnico direttamente dentro queste cose, ma che possa capire il perché ci sono dietro certe richieste, dietro certe scelte di Bruxelles, che noi peraltro come italiani non seguiamo molto. Ma c'è qualche professore che l'ha adottato anche per il proprio corso, e credo che questa sia una cosa positiva a Roma, credo che sia una cosa positiva, perché l'importanza alla fine di avere un minimo di chiamiamola sovranità digitale, di autodeterminazione digitale, credo che sia importante, e che questo spirito tra cimi, alla fine goccia dopo goccia nelle istituzioni, penso che sia importante. In Francia naturalmente siamo più avanti. Speriamo di farne poi una versione in inglese in qualche modo, perché appunto in alcuni casi è necessario anche per le università italiane. Stiamo leggendo a Bruxelles anche, devo dire, molte delle persone, dei funzionari della Commissione che si occupano di queste cose sono italiani. A differenza dei politici, per cui nel Parlamento Europeo, io appunto ho interagito per 3 anni in DMA e non ho visto sostanzialmente un italiano che abbia seguito questo dossier. Ce ne sono stati adesso, ce ne sono stati alcuni su altre cose, sulle AI, eccetera, ma sul DMA di essere molto poco. E quindi, insomma, speriamo di poter avere un qualche impatto, non a livello di massa, ma a livello dei luoghi dove si prendono certe decisioni. Certamente, però, questa è la richiesta, il consiglio che diamo a tutti, è cercare di spingere questi temi, insomma, con o senza il nostro libro, però dentro le proprie situazioni, cercare di far capire che c'è una necessità di porre attenzione a questo tipo di situazioni e cercare di evitarle. Il libro ci vorrebbe, secondo me, parla tutto, perché anche un'enciclopedia, nel senso che ci sono molti, molti temi. Ci sono alcuni temi che potrebbero riguardare anche un cittadino statunitense, no? Un cittadino che, diciamo, non sono aggiornato su, però immagino un cittadino statunitense che si trova tra i 5-6 grandi monopoli, e quindi non è tanto un rapporto Europa-America, porto, diciamo, cittadini e monopoli. Poi c'è sicuramente un rapporto Europa-America, anche se io lì sono più, secondo me, sembra forse l'accendo la battuta, diciamo, questa situazione in cui loro fanno le cose e noi facciamo delle norme, loro inventano, e noi facciamo le norme per evitare gli abusi, ha qualcosa che alla fine, secondo me, non tornerà. Nel senso, non può esserci questa visione del mondo che le cose nuove arrivano da là e noi poi facciamo il compitino dicendo però possiamo usare, allora fate le AI in questo modo o usate da solo in modo intelligente, in modo corretto, diciamo. Ci vorrebbe una politica industriale in cui anche noi si comincia, noi europei, diciamo, a inventare, anche perché insomma, c'è una storia complessa del rapporto tra Stati Uniti e Europa.
se fosse capitato che l'internet avesse inventato in Europa, forse sarebbe un internet peggiore, cioè l'Europa non c'ha tutta questa tradizione di libertà, quindi anche lì andare a, cioè uno poi fra di noi ce le raccontiamo, poi bisogna ballare, sì, avete sbagliato, dovevate far così, e non è detto che abbiamo gli argomenti per andare là e dire dovevate far così. Poi sicuramente c'è un problema di questa cosa che hai accennato, questo è molto interessante, per esempio che a livello di ETF, che è un po' un luogo di interoperabilità abbastanza aperta a livello tecnico, eccetera, mi sembra di capire, da sei sicuramente molto più aggiornato di quanto sei io, che ci sia la capacità di questi monopolisti di intervenire addirittura nella definizione dei protocolli, se capisco bene. Sì, bene. Questo sarebbe molto interessante, questo è sicuramente un campo molto tecnico, ma è molto peggio di così. È molto peggio di così. Che ci fossero dei protocolli per la messaggistica, mi sembra di capire, non si va da nessuna parte, che appunto i software fossero impeccabili. Diciamo. No, insomma, faccio rispondere Stefano, poi dico due cose più. Sì, no, è molto peggio di così, non si tratta solo dei protocolli, cioè ci sono dei formati grafici che vengono deprecati perché si considera che non ci sono brevetti dell'azienda e vengono deprecati e basta. Cioè, alla fine l'interfaccia web è controllata totalmente da Google e non ci sono alternative realmente, cioè, ed è Google che decide, fa il bello e il cattivo tempo, e se ti decide che ti deve disabilitare gli ad blocker perché sennò ci perde quattrini, lo decide e fa lo standard di fatto, anche prima ancora che degli Ure, che vuole e decide che questa roba qui non funziona, appunto, e tutti si devono accodare. Cioè, è molto. Cioè, non è che questi luoghi poi sono posti dove si decide democraticamente con voto capitario, anche se si decidesse così, loro porterebbero 840.000 persone che sono c'è un controllo nella definizione delle tecnologie che è una roba incredibile. Sì, cioè, io sono sicuro che tra tutto il software che uso, che appunto non uso niente di loro, sono sicuro che sto usando software che viola brevetti, proprietà intellettuale a mani basse. E questa roba, finché siamo in pochi a farlo, è tollerato, no? Se dovesse diventare problematico, con un po' di rischi reputazionali che però si dimenticano dopo la prossima press release, li ammazzano. Sì, no, c'è effettivamente il tema, questo è anche un tema che compare nel libro, del problema della democrazia aperta partecipativa, che noi qui conosciamo dall'accezione appunto della politica più generale, ma l'ETF è stato il primo esempio di democrazia partecipativa e lo è tuttora, cioè c'è una stanza, ci si trova, rough consensus, quindi finché non siamo tutti più o meno d'accordo non si va avanti, dove però rough consensus vuol dire che se ci sono una stanza 30 persone, di cui 20, 27 sono della Silicon Valley e 3 sono gli europei, sei 27 e tanti saluti. E di fatto magari non si arriva proprio al punto da scrivere nel protocollo, però il modo in cui si disegna un protocollo, per esempio, prevedendo o non prevedendo un intermediario, un passaggio centrale, eccetera, può di fatto cambiare addirittura la complessità, il fatto di fare dei protocolli sempre più complessi, o il fatto di deprecare versioni vecchie, magari della crittografia, introducendo di nuove sicuramente più sicure, ma che magari hanno un costo implementativo tale che li riescono a implementare solo le grandi aziende. E sono tutte mosse apparentemente di standardizzazione tecnica, che però ovviamente la capacità di competere. Ed è questo appunto quello che si vede in queste organizzazioni, per non arrivare al dibattito, ecco, questo magari l'avete sentito, il dibattito sul nuovo regolamento IIDAS che impone ai browser di accettare i certificati emessi, anzi l'autorità di certificazione europea. Non apriamo quel capitolo, dobbiamo stare 1:20 a discutere. Vabbè, non apriamo, però per dire, lì è esattamente il tema di controllo, cioè
Da una parte abbiamo l'organizzazione attuale, il CAB Forum, cioè il, che è sostanzialmente l'espressione dei browser, che decide se tu sei o non sei affidabile per mettere i certificati web, di tutto il web globalmente per tutti. L'Europa dice, ma io mi ritengo affidabile, quindi io voglio poter essere anche parte, cioè, di questo sistema e dare io, almeno alle mie pubbliche amministrazioni, dei certificati che voi vi impegnate a riconoscere, perché non voglio dipendere dal vostro monopolio del browser americano per mettere i certificati. Non voglio rischio che voi a un certo punto diciate, ah, tutti, il governo americano, il governo del paese X europeo non è affidabile perché ha fatto una legge che non ci piace e da domani i browser rifiutano i certificati di tutti i siti web HTTPS del governo italiano, per dire, perché sono questi i rischi. E dall'altra parte, giustamente, questi hanno montato la campagna dicendo, ah, i governi europei vogliono controllare, potrebbero falsificare il web. Sì, ma lo potrebbe fare anche Google, cioè, a questo punto. Cioè, se partiamo dall'idea che chi controlla questa roba dei certificati può falsificare il web, che è cosa tecnicamente possibile, allora siamo ancora più preoccupati, forse. Perché... Per inciso, una settimana prima di quella polemica era stato riscontrato un certificato falso rilasciato da Let's Encrypt su Jabber.ru e all'interno dei server di Hetzner, e quindi sicuramente con l'accordo di Hetzner, direi, e però non sappiamo chi è stato, sono stati i servizi tedeschi, boh, che ne sai, cioè la falsificazione si fa lo stesso, ecco questo. Vabbè, comunque, per dire che questi sono temi di controllo che sono presenti nelle istituzioni cosiddette tecniche, però sono utilizzate a questo scopo. Tornerei un attimo anche sulla questione USA contro Europa, perché allora il tema esiste anche in America, come abbiamo detto prima, in America lo affrontano con le sentenze, è vero, ci sono tantissime persone negli Stati Uniti preoccupate da questo poli delle big tech, eccetera, che portano avanti sostanzialmente le stesse istanze, per cui noi spesso interagiamo con Cory Doctorow, che è molto famoso, non so se divino giornalista, attivista, scrittore, eccetera, su questi temi, che porta avanti anche lui questa campagna contro le piattaforme dal suo punto di vista, ci troviamo molto in sintonia. Lì magari sono diversi gli strumenti, c'è però un problema di diversità strategica e geopolitica, perché un conto comunque sono gli Stati Uniti che alla fine hanno la possibilità di fare le leggi, quindi la collettività americana, il governo più o meno democratico, a seconda di come lo volete considerare, vari possibili presidenti, eccetera, però può dare ordine a queste aziende, può imporre delle cose. Noi, Europa, no, perché queste aziende non sono sotto la nostra giurisdizione, a meno che non adottiamo questo approccio che abbiamo adottato, dicendo non sei sotto la mia giurisdizione, però se vuoi fare business con i miei 400 milioni di cittadini, allora devi sottostare le mie regole. E tutto sommato è un approccio che sta copiando anche il resto del mondo, e tutto sommato non è un approccio che ha senso. Certo, è vero, e per tornare anche alla discussione di prima, che si dice appunto gli altri innovano e l'Europa regolamenta, arriva dopo, e c'è l'unica cosa da fare è imporre regole. Forse sì, cioè forse la nostra vocazione è disegnare delle buone regole, o perlomeno delle regole accettabili. Perlomeno questa è la risposta che ti danno a Bruxelles. È vero che rischi di ingessare tutto in una burocrazia, e questa roba del DMA, eccetera, è anche un grosso esperimento di regolamentazione tecnologica, fatto con strumenti nuovi. Di fatto c'è stata una lunga discussione se serve un'agenzia di qualche genere, un garante o un authority specializzato nel dare regole tecniche agli operatori tecnici dominanti senza dover passare tramite il Parlamento nuove leggi. Al momento di fatto esistono solo i garanti della privacy e l'autorità, insomma, non c'è una roba specializzata in questo. Potrebbe venire fuori da queste unità della Commissione che si occupano di DMA, che potrebbero crescere e diventare quelli che vanno a vedere tutti i giorni cosa fa Google nei vari prodotti, per vedere se è un prodotto qualcosa che danneggia la concorrenza. Il DMA dà qualche strumento, ma ne dà pochi, perché ovviamente sono ancora pochi. Però questo potrebbe essere uno sviluppo futuro. C'è un problema di competenza, cioè, come diceva prima anche Stefano, il problema è che la Commissione europea, di nuovo, è un'amministrazione pubblica che non ha soldi infiniti, non ha la capacità di assumere persone come può fare un'azienda. Per cui hanno creato queste unità e sono andati a prendere quelli che potevano prendere nel loro organico esistente, hanno preso magari gente che fino a ieri lavorava all'agricoltura, lavorava ai trasporti. Tutti funzionari di alto livello, sicuramente molto preparati, eccetera, perché per entrare in Commissione europea non è banale. Insomma. Però che magari non hanno la competenza tecnica o l'esperienza su questo settore. Quindi c'è il tema di come fare appunto a aiutare queste persone a interagire e a rispondere, perché altrimenti loro passano il tempo, come da DMA, a interagire con gli gatekeeper che gli mandano questi bei documenti in cui dicono delle cose mezze vere o mezze false, ma comunque aggiustate, e loro magari ci vanno dietro. E questo secondo me è il vero tema di questi anni, almeno per noi che insomma bazzichiamo Bruxelles da questo punto di vista. Prima Vittorio, ho citato Cory Doctorow, volevo soltanto far osservare... Io vi devo chiedere scusa, però era il mio medico prima, devo chiamarlo alle 7:30, sono alle 6:30, sono alle 6:33. Mi stacco un attimo e rientro. Bene.
dicevo che è citato e c'è anche il link se volete. Sì, Doctor of the Incitification of TikTok, l'immergamento di TikTok. Questo è, cioè, quando ci hanno chiesto dei riferimenti da mettere consigliati, abbiamo subito, perché ovviamente lui è molto bravo a divulgare in inglese e anche ha un ottimo seguito, perché è 20 anni, tra l'altro è stato uno insieme a Lessing, eccetera, di quelli che ha spinto Creative Commons, eccetera, già, noi una persona che ha una traccia di impegno per l'apertura della rete. Mi sembra volesse dire qualcosa. Ma semplicemente sono stata di recente una grande conferenza a Taipei di AI, e erano, la maggioranza dei rettori erano orientali, quindi provenivano dalla Cina, dal Giappone, dalla Corea, e la maggioranza dei paper tutti facevano riferimento al GDPR e alle app. Io penso, sì, è vero che gli americani dicono noi inventiamo voi regolate, ma in fondo Rosica, no? Perché sta cambiando il paradigma su cui fare riferimento. L'Unione Europea sta diventando veramente un punto di riferimento per altre giurisdizioni che non siano strettamente occidentali, e questo è ho trovato una grande soddisfazione di quanto cittadina europea, due cittadini europei in quel consesso. Come curiosità, domenica il professor Ugo Pagallo mi ha passato un paper che ha presentato la settimana prima sulle ragioni per le quali non ci sarà l'effetto Bruxelles sul regolamento dell'intelligenza artificiale. Lui aveva scritto dell'effetto Bruxelles nel GDPR, il regolamento generale sulla privacy, e invece adesso ha scritto un paper che spiega perché non ci sarà sull'intelligenza. Non chiedetemi che cosa dice, perché non l'ho ancora detto, però se lo chiedete tra due settimane vi saprò dire che cosa. Sì, è il dibattito è aperto, se non sappiamo, cioè sulle AI Act è aperto se funzionerà, è aperto se verrà evitato, cioè, questo è proprio, devo dire, io forse non sono abbastanza esperto per avere un'opinione anche su quello, devo dire. Però certamente il tema dell'AI secondo me è fondamentale, noi nel libro per scelta anche non l'abbiamo affrontato, perché in parte perché Stefano ha già fatto anche tutta una serie di altri libri che mi raccomando sul tema, e in parte perché appunto c'era già abbastanza calma al fuoco e non volevamo allargare il tema. Però comunque è chiaro che il rischio che anche lo sviluppo dei servizi di intelligenza artificiale, specialmente di questi grandi modelli, segua lo stesso pattern del Big Tech, e quindi ci troviamo, come di fatto è già ora, con 3-4 modelli di grandi dimensioni che sono quelli che hanno la scala, il livello di avanzamento per dominare il mercato, e tutti che cominciano a usare quelli, con il rischio che appunto poi anche lì di fatto queste aziende diventino il punto di passaggio necessario e di estrazione di ricchezza per tutto quello che fa la nostra società, che abbia bisogno di un supporto all'intelligenza artificiale, cioè tutto sostanzialmente, quindi siano la nuova piattaforma di cui non si riesce più a fare meno. E sì, non so se ci sono altre questioni, comunque un commento. Maurizio. Insomma, sì, diciamo che abbiamo toccato veramente una presentazione estremamente interessante, e anche ho imparato delle cose sul DMA che non conoscevo, quindi veramente grazie della vostra presentazione. Un tema che ricorre spesso, diciamo, nei nostri incontri a Nexa è il seguente, che voi avete toccato nella vostra presentazione, che si tocca alla fine del vostro libro, cioè quanto il cambiamento sia dovuto all'azione individuale, quanto invece sia dovuta a un'azione collettiva, che però non sappiamo dove andare a trovare, perché il tema dell'azione collettiva ritorna spesso, e in realtà prima venivano citati alcuni esempi di azioni individuali di resistenza, chiamiamola così per brevità, fino a che punto però queste azioni individuali possono essere invece organizzate in un'azione collettiva, che da un lato potrebbe dipendere dai governi, però abbiamo visto che in realtà la politica poi, soprattutto in Italia, è molto disattenta su questi temi, e altre forme di azione collettiva che però invece si vedono bene in America, gli esempi che avevi citato tu, no? Sono significativi, e mi sembra però molto poco nella realtà europea. Quindi non so, volevo chiedere un commento da te su questo punto. Grazie Maurizio, questo interessa tantissimo anche a me, come l'hai chiesto anche. L'ho chiesto anche on behalf of Marco. No, allora, il problema di relazione collettiva è evidente, però devo dire,
frequentando Bruxelles lo si sente un po' di meno, perché c'è stata l'azione collettiva a Bruxelles, cioè perlomeno l'azione a livello della parte di regolamentazione. Forse io potrei lamentarmi un po' dell'azione dell'industria, nel senso che facendo anche parte dell'industria europea ci sono quelli che hanno provato a mettere i piedi, tipicamente in Germania, in Francia, ma anche in Italia qualcuno, piccolo. Però ci sono quelli che provano a mettere in piedi servizi alternativi, eccetera. Combattono contro tutta questa situazione di squilibrio di mercato, per cui hanno bisogno come pane di questa regolamentazione, perché si apre una prospettiva un po' migliore. Però forse c'è anche nella mentalità dell'impresa, spesso questa idea della... c'è la mentalità dello schiavo, vuol dire, la mentalità del dipendente, per cui, specialmente in Italia, dove magari, per dire, in altri paesi comunque l'ex operatore telefonico nazionale, che sia Deutsche Telekom, Telefonica, British Telecom, eccetera, ha comunque un minimo di ruolo di campione nazionale per fornire infrastrutture alternative, eccetera. Quindi noi, il nostro ex monopolista, di fatto la joint venture con Google è sostanzialmente vende l'infrastruttura di Google, di lì, insomma, di questo tema di infrastrutture. Cioè, c'è un po' forse anche la mancanza nostra di voler combattere, c'è un po' l'idea di adeguarci e metterci in scia di queste grandi piattaforme. Però poi, insomma, è tutto il sistema che dice... sicuramente l'obiettivo, appunto, è creare alternative private europee e non monopolizzare tutto, trasformare tutto in una repubblica. Il problema però è che tutti gli elementi della società insieme devono avere la consapevolezza del fatto che questa sia una battaglia da combattere. E quindi invece c'è anche un po' di investimento e di fiducia. Sono un po' stupito che non sia tornato il tema delle tasse, perché secondo me è un tema fondamentale. Cioè, noi dobbiamo considerare che una quota crescente del reddito nazionale lordo dei nostri paesi è fatta dalle prestazioni e servizi di questi soggetti, che però non pagano le tasse. E nello stesso tempo evasione di primo grado in Europa ed è poi evasione di secondo grado, perché questi denari non vanno neanche a finire negli Stati Uniti, vanno a finire nella Bermuda, negli altri paesi, negli altri paradisi fiscali. Quindi a me sembra che ci sia un'azione collettiva molto semplice da fare, che anche in Italia si sta incominciando a fare, perché c'è una grossa controversia con Amazon, correggimi Vittorio se sbaglio, per recuperare 13 miliardi o qualcosa del genere di tasse evase. Questo è un punto focale, perché fin quando noi abbiamo delle imprese che operano un'economia sottoalimentata, sono delle imprese che hanno uno svantaggio competitivo. Cioè noi dobbiamo pensare che abbiamo un sistema sanitario che sta andando a pezzi in tutta Europa, le scuole che abbiamo difficoltà a riscaldarle, abbiamo i lavoratori dipendenti che si trasformano sempre di più in dipendenti instabili perché non diamo dei posti di lavoro. Tutto questo dipende in larghissima misura dal fatto che, chissà come mai, a un certo punto il tasso di sviluppo si è arrestato. Mio fratello Luca aveva scritto L'enigma del declino. Io una delle cose che gli ho detto quando ho scritto L'enigma del declino, guarda che sono le piattaforme, cosa che lui non ha toccato. L'enigma del declino è perché le piattaforme erodono la base economica su cui poggiano le nostre istituzioni e i segmenti più deboli della nostra società. Poi l'impresa scapita di conseguenza, perché si trova a operare in un retroterra che è stato devitalizzato. A me sembra che sia una cosa ovvia e sono molto stupito che non indirizziamo il nostro discorso di stasera e le nostre energie per questa cosa qua, perché mi sembra fondamentale. Che cosa pensate del tema e cosa pensate del fatto della distrazione sul tema? Le due cose. Io lascerei parlare Stefano se ha voglia, anche con o senza aneddoti, come vuole, ma il tema è... Allora, o che dici? Allora... Questo incontro è registrato, giusto? Sì, sì, è possiamo interrompere la registrazione quando vogliamo. Interrompiamo la registrazione un momento, dai Giacomo. Ecco, allora. No, ma non è...
Tu ci hai provato, questo ti meriti un... No, no, ma non è che ci ho provato solo io, ci ho provato in tanti, no? E l'Ocse ha raggiunto un accordo quadro, eccetera. Però un'altra persona mi aveva detto che al WTO a Tokyo, quando sono arrivati i rappresentanti del governo, hanno detto: vabbè, questa roba qui non è sul tavolo dell'agenda, non se ne parla, cioè il tema della fiscalità. È un braccio di ferro, no? Cioè tu da una parte hai uno che ti vende della roba e tu vuoi vendere della roba a lui e ti metti a negoziare a tratti. È una negoziazione. E la negoziazione oggi è tale per cui non tassiamo praticamente nulla. Però la Margrethe Vestager è stata estremamente decisa. Adesso il tribunale in primo grado le ha dato torto, ma hanno recuperato decine di miliardi di omessa contribuzione ottenuta in Olanda, e i tax rulings che sono stati fatti, che sono sì, favorevoli ad alcune imprese, sono stati considerati dei sussidi di Stato illegali. Quindi direi ci sono difficoltà, ma tu avevi detto una volta: intermediati di tutto il mondo unitevi. Si può anche dire evasi fiscali di tutto il mondo, cioè danneggiati, vittime dell'evasione fiscale di tutto il mondo. È un aspetto dell'intermediazione, cioè dell'illusione fiscale. No, ma infatti io sto applicando in un settore specifico la tua regola generale. Chi ha detto la cosa più interessante è Zuckerberg, quando ha detto dumb facts. Io direi dumb facts di tutto il mondo, unitevi. Sì. Noi dumb facts. Sì, però siamo legato, ma insomma. Però ripeto, noi abbiamo da vendere l'acqua minerale San Pellegrino, no? Cioè, quindi sì, alla fine sono negoziazioni. Si arriverà. Io avevo fatto anche un'altra proposta su questo, visto che siamo ormai qua in libertà, in attesa che il medico mi richiami, perché non mi ha neanche risposto. Avevo fatto anche un'altra proposta che era più subdola, ed era quella di rendere indetraibile una parte o tutta l'IVA sulla pubblicità, in particolare, cioè in generale l'IVA su quelle cose che hanno costo variabile zero e con i prezzi fissati all'asta. Perché il prezzo fissato all'asta è chi compra che fa il prezzo, e quindi se un prezzo è fissato all'asta, che io paghi 100, di cui 20 li do allo Stato perché devo versare IVA, oppure pago 100 perché li do tutti al mio fornitore perché l'IVA non la devo versare, sempre 100 sono disposto a pagare, visto che l'asta mi misura la mia disponibilità a pagare. Rendere non scaricabile l'IVA avrebbe avuto l'effetto di ridurre la quantità di soldi dati a Google, Facebook, e di dare quella parte di IVA, quindi il 22%, come gettito allo Stato. Questa cosa sono andato anche a discuterne all'ufficio IVA a Bruxelles, oltre che a quello italiano, eccetera. Il problema è che ci sono state delle, per poterlo fare, che c'erano sull'indetraibilità dell'IVA, c'erano state alcune sentenze della Corte Europea di Giustizia che rendevano questa cosa non praticabile, non specificatamente legato a questo, ma rispetto appunto alla gestione dei regimi IVA, perché l'IVA è una cosa che deve pagare l'utente finale solamente parzialmente per finalità specifiche. Laddove bene goduto è in parte come utente finale, in parte come strumento di produzione del valore, è messa un'indetraibilità parziale dalla Corte Europea di Giustizia. Questo non era il caso, per cui la Corte Europea di Giustizia avrebbe sicuramente bocciato, però era un bel modo per recuperare il 22% di tasse da quello, anche perché poi lo recuperavi direttamente da chi compra, no? Quindi non dovevi neanche diventare impazzire per andare a recuperare i quattrini.
Diciamo che il problema forse è che, e questo è un problema diciamo noto anche teoricamente, anche la nostra struttura fiscale della società non è ancora entrata nell'era del capitalismo immateriale, no? Cioè non è ancora adeguata a un mondo in cui una parte sostanziale dei prodotti e dell'economia gira attorno a cose di cui, cioè, su cui i concetti come utile, i concetti come margine sono difficilmente definibili, o comunque in un ambiente in cui i soldi possono essere spostati con modi vari. Ma io, guarda, avevo studiato veramente tanto all'epoca delle mie scorribande fiscali, e avevo preso una persona, un ex MEF, che si occupava di fiscalità al MEF e di fiscalità internazionale, l'avevo preso come consulente, quindi ho studiato veramente tanto. E quei due meccanismi lì, quello che avevo proposto all'inizio della tassazione sui ricavi e quello dell'indetraibilità dell'IVA, erano in linea di principio fiscale entrambi praticabili, il secondo no per effetto della Corte Europea di Giustizia. Qualcuno scrive, no, che sono temi complessi, sì, sono indubbiamente temi complessi, e Anna dice il problema deve essere la decisione comunitaria. Io questa cosa, quando sento qualcuno dire che il livello appropriato è il livello europeo, comincio in qualche modo sempre ad avere un minimo di tensione. Poi alcune volte è vero, per carità, però altre volte è semplicemente una scusa per rimandare in tribuna, no? Perché per buttare la palla in tribuna, per andare in un foro dove la quantità di dossier, tempi, eccetera, è tale per cui le cose si rinviano e via dicendo. La norma sulla neutralità della rete era stata approvata in Olanda, in Austria, in violazione delle norme europee, in Inghilterra, in violazione delle norme europee. E poi è arrivata, si è trovata la Reading che ha detto: cacchio, qua cominciano a farla tutti, la porto anche a livello europeo. Cioè la regolamentazione non è che procede sempre in modo uniforme da manuale, tante volte procede a strappi, anche in materia fiscale. Spesso procede a strappi, uno Stato decide di fare delle cose in violazione della norma europea e poi vabbè, poi vediamo se mi fate procedura di infrazione oppure se gli altri seguono, e quando gli altri che seguono cominciano a essere una quantità sufficiente, allora diventa una roba unionale. Per bene, cui sì. io credo che ci serva, che sia utile un po' più di coraggio dei legislatori nazionali. Sì, noi il coraggio ce lo diamo adesso facendo il brindisi. Ci spiace molto che tu sia distante e online, ma noi che siamo qua fisicamente, stavolta chiudiamo 5 minuti prima perché abbiamo di là un po' di salatini. È quello che ti eri assentato. Assente giustificato. Ti sei assentato per andare a verificare. Grazie. 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 Grazie.